che nottataccia! Brrr, mai visto un tempaccio simile. Gli alberi si piegano in due. Se continua così... E chi sarà a quest'ora? Chi è? Chi è alla porta? Un amico, apritemi! Mi sono perduto, apritemi, per favore! Entrate, grazie. Sapete, a quest'ora e con questo tempaccio si è un po' diffidenti, ma accomodatevi. Grazie. Scusate il disordine. Toglietevi questo pastrano zuppo di pioggia. Sì, sì, grazie. E non vi incomodate. Oh, ecco, ecco, mettetevi qui, accanto al fuoco. Ecco qui, una sedia. Vi posso offrire qualcosa? Nulla, grazie. Perdonate l'invadenza, ma questa bufera mi ha colto all'improvviso e ho perduto la strada. Per fortuna la vostra finestra era illuminata e mi sono permesso di bussare. Avete fatto benissimo. Grazie. State pure qui e aspettate che passi il temporale davanti ad un bel fuoco. Sì, proprio quello che ci voleva. Ehi, guardate. Guardate là. Il mio amico. Ha bevuto molto vino e si è addormentato. Beato lui. Ehi, Giacomo! Sveglia, Giacomo! Non lo svegliate, lasciatelo dormire. Ma vi pare. Giacomo, sveglia! Ehi, abbiamo un ospite. Ma chi è? Scusate, non volevo farvi svegliare. Attraversavo il bosco, ma la pioggia è venuta giù all'improvviso e ho smarrito il sentiero. E quindi... Sedetevi. Grazie. Ero addormentato. Volete un goccio di vino? Mette calore, prendete. Grazie, l'ho accetto volentieri, ma solo un dito, eh? Ecco, basta così, grazie. Si sta proprio bene qui davanti al fuoco. Era... Con questo tempaccio là fuori. Stavo attraversando il bosco. C'era una bella luna. Sembrava giorno quando... Una bella luna? Io e il mio amico, sapete, non possiamo soffrire la luna. Davvero? E perché? Perché? Perché nelle notti di luna piena escono i morti dalle tombe. I lupi mannari. Ma via! Mica crederete a queste sciocchezze, no? Voi non credete? Ai lupi mannari? Beh, no. A quegli esseri che nei pleniluni si rotolano nei prati, mugolando e latrando fino all'alba. Ma no, mai visti i lupi mannari? Non mi venite a raccontare che li avete incontrati. Ma come? Incontrati? Bene, allora voglio narrarvi una storia straordinaria. Ma sentiamo. Tanto il temporale non accenna a smettere. Già. Avrete... tutto il tempo per ascoltare. Volete ancora un po' di vino? Beh, grazie, sì, ancora un bicchiere. Ecco, così, grazie. Ecco qua. Buono. Bene, ascoltate. Sentiamo un po'. Una notte di luna, non molto tempo fa, stavamo qui seduti, io e Giuseppe, così, come ci vedete. Quando, all'improvviso... Ehi, Giacomo! Hai sentito anche tu un rumore sordo? Un tonfo, nella peschiera? Sì, è perso anche a me. Come se fosse caduto un macigno. Andiamo a vedere che cosa è successo. Oh, guarda! Che luce sfavillante dall'acqua della peschiera. Sembra che ci sia caduto un lampione acceso. Prende una rete, svelto, e avviciniamoci. Guarda, una palla lucente. Presto, presto, cala la rete e peschiamo questa cosa luminosa. Agganciata! Dai! Tira! È pesantissima! Finalmente! Ecco. Ora poggiamola sull'erba, eh? Aiutami. Ecco qua. Ma che cosa strana. Rassomiglia a una vescica di strutto. Pulsa come certe lampade elettriche. Sembra vivente. Ma che dici? Sembra di gomma. A me pare una medusa.
Ma Giuseppe, eh? Hai notato? Guarda! Che cosa? Non c'è più! Non c'è più! Che cosa non c'è più? Perché guardi per aria? Parla e smettila di tremare. Lassù! Guarda! La luna! La luna nel cielo! I due amici alzarono la testa e videro che nel firmamento c'era un buco più scuro del resto della notte, come se qualcuno vi avesse tolto qualcosa, come il vuoto lasciato in un anello da un brillante che fino a poco prima vi era incastonato. E il brillante che mancava nel cielo era proprio la luna, sparita. Ma allora, questa cosa è la luna! Oh mio Dio, la luna nel nostro giardino! E come facciamo adesso? Proprio a noi doveva capitare. Portiamola subito in casa. Nessuno deve vederci. Prendiamola, dai. Aiutami. Attento. Prendi qui. Cola un liquido biancastro. Presto, entra. Ecco. Ora poggiamola lì, nell'angolo, eh. Un ultimo sforzo. Fai piano. Piano. Sì, ma sul serio vi è capitata questa storia? Certamente. Ma ascoltate ancora, non interrompete. La paura dei nostri amici era che quella benedetta luna si squagliasse. Infatti, sotto quella specie di palla, qua e là ammaccata, s'era formato un rigagnolo lucente. La luna non doveva assolutamente squagliarsi. A Giuseppe venne improvvisamente un'idea. Senti, Giacomo, io ho studiato un po' di fisica e so che il calore tende verso l'alto. Potremmo fare con la luna come Montgolfier fece con i palloni aerostatici. Montgolfier? E chi era costui? Vabbè, non importa, adesso non posso spiegarti chi era Montgolfier. Ascoltami, mettiamo la luna nel camino. L'aria calda la spingerà verso l'alto. Salirà per la canna fumaria e, come i palloncini dei bambini, salirà rapidamente in cielo e ritroverà, speriamo, il suo posto tra le stelle. Mi pare una buona idea. Proviamo subito allora, sì. E vediamo se funziona. Sì, sì. Ecco, tu prendila di lì, sì. E mettiamola sotto la cappa. Vedi? Hai visto? In un lampo è sparita! Ce l'abbiamo fatta! La luna è volata via! Che sollievo! Che fatica tenerla in bilico, scivolosa com'era! Oddio, che brutta avventura! Ora speriamo che tutto si sistemi. Zitto! Zitto, ascolta! Senti questo ansimare? La luna deve essersi incastrata nella strozzatura del tiraggio. Senti come sbuffa. Infatti, si sentiva un ansimare, come di qualcuno che cercasse di sgusciare dalla stretta imboccatura del camino. E, nello sforzo, la luna lasciava cadere delle gocce di un liquido che friggevano sul fuoco. Poi, all'improvviso, un gran silenzio. Zitto! Senti! È passata finalmente. Sì. La cappa tira di nuovo. Il fumo sta uscendo. Presto, corriamo fuori a vedere. Ma non c'è. Non c'è. Non la vedo. E tu? La vedi tu? No, non la vedo. Non c'è. Oh mio Dio, proprio non c'è! Ma dove si sarà cacciata? Che stia ancora intrappolata nel comignolo! Non è possibile! Si vede il fumo uscire! Nel comignolo non c'è! Eppure, io sento che c'è! E ci sta guardando! Ma io sento un formicolio addosso! Come una corrente elettrica sulla pelle! Anch'io! Sento come delle punture di spine. Giuseppe! Oddio! Mi gira la testa! Sto male! Comincio a sudare freddo! Ehi! Guardala! Ehi! Guardala! È là! La vedi? È là! Dove? Dove? È là! Dove? Là! In alto! Là! Vicino alla stella di Venere! Oh! Eccola! Sì! Sì!
Ora la vedo anch'io. Ma è tutta slabbrata e fumosa. Non è più bella e lucente come prima. Si sarà sporcata con la fuliggine del camino. Guarda! Sta prendendo sempre più colore e sta diventando a poco più luminosa. La luna in effetti si era danneggiata non poco nel passare attraverso lo stretto comignolo, ma il vento degli spazi stellari e la sua stessa corsa, piano piano, la stavano pulendo dal nero fumo e il suo continuo volteggiare ne riplasmava il corpo molle. Signore, su, non mi guardate con quella faccia. Volete un altro bicchiere? Sì, grazie, grazie. Ecco. Non so se l'avete notato, ma per un po' di tempo la luna non fu bella e nitida. Ma poi col tempo riprese il suo vecchio splendore e tornò ad essere come la vedete oggi. Ma noi cominciammo da quella notte a rotolarci nelle campagne e ad ululare ad ogni plenilunio. Ma che dite? Che storia straordinaria, eh? Ma vi è capitato veramente tutto questo? Purtroppo è una storia vera. Quanto è vero quel fuoco, signore? Quanto è vero questo bicchiere? Vi credo. Non vi rabbuiate. Avete detto che da quella sera avete cominciato a rotolarvi nei prati. Signore, chi tocca la luna diventa lupo mannaro. Ma non... Sì. Avete sentito bene. Lupo mannaro. Lupo mannaro. Ma che dite? La luna per noi è una maledizione, signore. Ci rende furiosi, rabbiosi come il lupo con la sua preda. Guai ad incontrare un nostro simile. Possiamo anche sbranarlo. No! Oh, ma non temete per voi. E forse è il caso che partiate. La luna potrebbe spuntare da un momento all'altro dalle nuvole. Sì, è fatto tardi, devo proprio andare. Vi ringrazio dell'ospitalità e mi dispiace per il vostro caso, ma non posso proprio fare nulla per voi. Pensavo che fosse una leggenda, quella dei lupi mannari. Ascoltate il nostro consiglio, signore. Se per caso una notte vi capitasse di trovare a terra la luna, non la toccate. Per carità, non tentate di rimetterla al suo posto in cielo. Lasciatela dov'è. Non vi fate intenerire dai suoi lamenti. Ah, una cosa è certa, non dirò mai più che bella luna nelle caldi notti d'estate. La luna, credetemi, non è quella che raccontano i poeti. Diffidatene. La luna non è dolce come sembra. È cattiva. È stupida. Giuseppe dice che è stupida. Ma non è vero. È malvagia. E contro la sua cattiveria non c'è nulla da fare. Ma presto, partite. Il vento si è alzato.